accennato al fatto lì dei murales, abbiamo ricevuto i complimenti di molti. Purtroppo la parte bassa del tunnel viene regolarmente sporcata da persone con scarso senso civico che si appoggiano i piedi, eccetera. Non ci sono stati però, come temevamo, fatti di vandalismo. No, infatti, tranne all'inizio, prima della inaugurazione. Ci poneva anche il problema se mettere delle telecamere in modo di... Sarebbe da fare. Sarebbe da fare, però un costo che dobbiamo sottrarre ad altre cose. Ad esempio, alcuni di questi ragazzi che stanno sporcando con il fronte dei piedi sono stati identificati. Cioè, se avessimo potuto prenderli con le telecamere, minimo le famiglie dovrebbero contribuire a ripulire, perché lì sono proprio impronte messe apposta per sporcare la parte bassa. Niente, poi vabbè, la biblioteca ha organizzato anche il molto criticato corso di arabo. Era un corso di arabo aperto a tutti i bambini e mi ha fatto piacere vedere anche due bambine di introvi iscritte, in quanto l'arabo è comunque una lingua a vasta diffusione. Quindi non era un corso fatto per creare un ghetto, come qualcuno ha insinuato sui giornali, ma era appunto per aprire la mentalità verso comunque una lingua che è diffusa, come potremmo fare un corso di cinese, come potremmo. E se ci fosse anche qualcuno disposto a fare gratuitamente un corso di dialetto, ben venga anche quello. Cioè non è come l'ha visto qualcuno un corso di arabo, perché ci si vuole aprire nella loro direzione, già che fanno i padroni, rendiamoli ancora più, no, era un corso di apertura mentale e mi è stato richiesto da alcune persone adulte italiane di organizzarlo anche per gli adulti, quindi prossimamente, molto probabilmente, se la persona sarà disponibile, organizzeremo anche un corso di arabo per adulti italiani, non per adulti adulti. E qualcuno mi chiedeva come mai un corso di arabo per i bambini arabi, cos'è questa storia, cioè mi è stato spiegato chiaramente. I bambini arabi che vivono qui, nelle loro famiglie, non vengono a conoscere, diciamo, l'arabo come lingua pura. Sarebbe come per un nostro bambino crescere in una famiglia in cui si parla esclusivamente il dialetto. Questo bambino non avrebbe la possibilità di apprendere la lingua italiana pura, perché va a scuola, però comunque poi nella famiglia sta molto il bambino. Quindi è un discorso di apertura anche dei bambini di origine araba alla conoscenza della loro lingua vera e propria.